Si sono conclusi dopo un anno e mezzo di lavoro i restauri della Basilica delle Nazioni al Getsemani a Gerusalemme. Gli interventi, realizzati con il coordinamento di ATS e del Mosaic Center di Gerico, hanno riguardato il tetto di piombo della chiesa e i mosaici della facciata e dell'interno. Nel passato la basilica aveva subito, specialmente il suo mosaico, ha subito dei danni a causa di infiltrazione d'acqua dal tetto. E noi abbiamo riparato praticamente il tetto e poi abbiamo fatto opere di conservazione per il mosaico. Punto di forza del progetto, la formazione di 6 giovani palestinesi coinvolti direttamente nei restauri e che oggi, dopo il periodo di pratica al Getsemani, hanno trovato lavoro nello stesso settore. Questo lavoro mi è piaciuto e anche l'idea che c'è dietro, restaurare qualcosa di antico. Oggi lavoro ai mosaici di Tiberiade con la stessa organizzazione e va molto bene. Gli interventi alla Basilica delle Nazioni sono stati occasione anche per sensibilizzare la popolazione locale sul valore del patrimonio artistico di Gerusalemme. Diverse scolaresche hanno infatti visitato la Basilica proprio durante i restauri. Loro ci abitano, ci studiano qui attorno, ma mai sono stati in questo posto. Immagina che una ragazzina delle visite ci ha chiesto, da quanto che era gioiosa di questa visita, che se poteva tornare con la sua famiglia alla fine della settimana. Ho detto, è aperto a tutti quanti che potete venire con l'orario della visita quando volete. Per i lavori al Getsemani ha contribuito anche la città italiana di Rovereto. Il sindaco del comune in provincia di Trento e con lui una delegazione di cittadini sono arrivati a Gerusalemme per la chiusura ufficiale dei restauri. Questo progetto ormai è un anno e mezzo che lo seguiamo come città di Rovereto, è stata fatta anche una mostra fotografica nella città perché è giusto spiegare ai cittadini poi come vengono spesi i loro soldi ed essere qua è anche in loro rappresentanza, ovviamente io sono il primo cittadino e quindi sono qui per rappresentare tutta la comunità della città. E abbiamo impiegato qualche decina di migliaia di euro a fronte poi di un totale di alcune centinaia di migliaia di euro. Ripeto, secondo me ad oggi, visto poi il lavoro finale, ben spesi. E per insaldare l'amicizia tra il Trentino e la Terra Santa è giunta dall'Italia una stela in porfido realizzata dall'artista Egidio Petri. L'opera rappresenta la campana dei caduti, simbolo della città di Rovereto, e sarà ora posta a fianco alla Basilica delle Nazioni. La Fondazione Opera Campana dei Caduti e ha realizzato la campana utilizzando i cannoni, il bronzo dei cannoni della Prima Guerra Mondiale, quindi praticamente ha trasformato elementi di guerra in elementi di pace, perché la campana suona tutte le sere con un messaggio di pace. La Basilica delle Nazioni qua è stata fatta con il contributo delle nazioni belligeranti, quindi il parallelismo era immediato evidentemente. La campana solitamente è collocata dentro un campanile che architettonicamente rappresenta una chiesa cristiana. Quella forma lì rappresenta anche le nostre montagne, che sono delle guglie molto alte, e quindi porta anche un po' il nostro territorio.